Riporta l'attenzione all'interno, attraverso il respiro. Attiva l'osservatore mobile, che scorre liberamente nello spazio che ti circonda. Una volta fissato il tuo punto di osservazione, percepisci dall'esterno ciò che accade in te e in ciò che ti circonda. Contemporaneamente diventa presente in due punti indefiniti del fuori e del dentro. Ti osservi dall'esterno, rimanendo in te, centrato in te, simultaneamente.
Mentre percepisci l'emozione all'interno del corpo, mantieni l'attenzione sul tuo respiro. Inspira. Espira. Quando senti il tuo corpo più rilassato, attiva l'osservatore mobile esterno. Mantieni l'attenzione sia sul tuo respiro che sul punto esterno di osservazione. Osservati dal punto di osservazione neutrale, mentre l'emozione tende a sfumare.
entra in uno stato di profondo rilassamento. Ascolta il tuo respiro in connessione con te stesso. In apertura del cuore, metti le mani sul petto e senti l'amore e la gratitudine crescere in te ed espandersi dal tuo centro. Questo sentimento pervade il tuo corpo, purificandolo e guarendolo, allineando il tuo essere alle più alte vibrazioni. Thank you.
Piano piano torniamo nel momento presente e quando ci sentiamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati. Abbiamo lavorato anche oggi sulle emozioni, sulla trasformazione. Il primo esercizio che abbiamo fatto è quello di attenzione multipla, e quindi in questo caso attenzione multipla semplice, quindi attraverso l'osservatore esterno. Mi osservo dall'esterno in modo molto semplice, quindi mi osservo mentre sto respirando e osservo anche appunto da questo punto esterno ciò che succede intorno a me, cioè stare nel qui e ora. Questo l'abbiamo fatto come preparazione, poi all'esercizio successivo, che è un altro esercizio di diversa tipologia rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ieri abbiamo visto la messa a terra, quindi praticamente se è un eccesso energetico e in quel momento magari non ho la possibilità di, diciamo, lavorarci più a fondo perché evidentemente sono in una situazione specifica, allora provo a scaricare a terra, attraverso il respiro, scarico a terra l'eccesso, insomma. Quindi mentre sto in piedi, mentre sto camminando, scarico. E quindi già così mi libero un pochino ed evito magari di, diciamo, scaricare tutto questo verso altre persone che magari non sono neanche coinvolte nella mia situazione. Quindi questo era l'esercizio di ieri. Invece oggi abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, ovvero entrare in percezione dell'emozione comunque che c'è e piano piano, centrandomi sul respiro, vado anche a percepire il punto esterno, cioè attraverso questa respirazione, diciamo dall'interno che io percepisco e poi il punto esterno neutrale, piano piano spostandomi verso il punto esterno. Quindi esco dalla identificazione, diciamo, emozionale e quindi praticamente a un certo punto l'emozione tende a sfumare, nel senso che mi porto piano piano ad uno stato, diciamo, di osservazione, quindi più neutrale. Quindi in pratica quello che stiamo andando a vedere. Buongiorno Antonietta, benvenuta. Sono due step fondamentalmente, vediamo, abbiamo visto il primo oggi, vedremo il secondo domani, cioè mi porto prima ad un livello appunto neutrale e poi dal livello neutrale passo in alta vibrazione, quindi faccio piano piano appunto questa inversione di polarità che è anche comunque una pulizia energetica e quindi nel momento in cui c'è un'emozione. Allora, diciamo per bene questa cosa qui, che l'emozione se si presenta vuol dire che c'è un motivo, quindi sta a me poi capire perché si è presentata, cosa ci sta dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui, insomma, vado a chiarire dentro di me tutte queste cose, e questo può avvenire anche nel tempo, cioè nel senso, non è detto che sia qualcosa che comprendo subito, può essere che ci voglia un po' di tempo, ma nel frattempo, per non essere, diciamo, totalmente pregna di emozioni negative, cosa faccio? Vado a trasformare piano piano. Nel frattempo continuo comunque ad osservare, quindi mi porto piano piano ad un livello, diciamo, di osservazione neutrale. Quindi l'emozione tende a sfumare perché uscendo dall'identificazione emozionale piano piano tolgo energia a questo, quindi. E mi sposto appunto mantenendo la concentrazione sul mio respiro e sia sul punto esterno, piano piano spostandomi sul punto esterno, in pratica questa emozione poi sfuma, quindi non c'è più. Era il secondo esercizio che abbiamo fatto questa mattina. Poi c'è il passo successivo, c'è ancora un altro esercizio che poi faremo domani,
cioè passare dallo stato neutrale allo stato, diciamo, di alta vibrazione. E in questo caso abbiamo inserito appunto l'espansione del cuore, che è l'esercizio di base, però appunto si può fare ancora in modo ancora più mirato. E comunque va bene anche l'espansione delle emozioni positiva dal centro, quindi. Allora, riassumendo un attimino quello che abbiamo visto da ieri, abbiamo la possibilità o di scaricare a terra l'eccesso emozionale nel momento in cui magari non ho la possibilità o il tempo o altro di fare una trasformazione interna. Allora, scarico direttamente, così intanto mi libero un po'. Poi, se ho la possibilità di centrarmi, di lavorarci un attimo su determinate emozioni, allora posso fare questo esercizio di inversione della polarità in due step. Prima mi porto ad un livello più neutrale e poi successivamente trasformo ancora, successivamente nel momento in cui sono stabile su questo livello neutrale di osservazione. Quindi mi porto prima, è come se fosse da come dire, meno a 0 e poi da 0 a 1 in positivo. Quindi lo faccio in due step. Oggi abbiamo visto il primo step, domani vedremo primo e secondo, quindi tutti e due insieme. E come terzo esercizio abbiamo fatto un po' di espansione delle emozioni positive, proprio perché così ritorno comunque in attivo, cioè la cosa importante nel bilancio energetico è stare comunque attivi come energia, quindi stare comunque con un surplus energetico, quindi avere più energia possibile. E quindi, insomma, per questo è stato inserito come terzo esercizio questa mattina. È il secondo esercizio fondamentale, espansione delle emozioni positive dal centro, oppure trovate anche espansione del cuore. Quindi questo è stato il lavoro di questa mattina. Piano piano sarà possibile anche fare il passaggio direttamente da. Allora, stai scrivendo Antonietta, tu dici togliere energia all'emozione, giusto? L'energia non si può togliere, nel senso che quell'emozione ha la sua energia quando ci attraversa, però in pratica nel momento in cui noi appunto ci portiamo ad uno stato, come dire, neutrale di osservazione, quanto più neutrale possibile, questo lo possiamo fare attraverso un punto esterno, che in questo caso nell'attenzione multipla è l'osservatore mobile, che in questo caso può essere anche un punto fisso, quindi scelgo questo punto esterno e nel frattempo respiro, cioè sono centrata sia sul respiro che su questo punto esterno, è come se fosse un'attenzione appunto in due punti. E piano piano, in pratica, spostandomi verso il punto esterno, perché il punto esterno non è, come dire, impregnato di questa emozione, perché l'emozione di fatto è appunto nel corpo, cioè in quel momento mi sta attraversando. Quindi spostandomi verso il punto esterno, in pratica tolgo energia, ma nel senso che è come se uscissi dall'identificazione con quell'emozione. Quando questa energia, questa emozione mi attraversa, in un certo senso è perché io sono identificata lì, cioè c'è qualcosa di me che allaccia lì. Nel momento in cui in pratica mi sposto, magari sono identificata in una situazione o in qualcosa che sto vivendo, nel momento in cui mi sposto verso un punto di osservazione esterno, questo punto esterno mi consente di avere una, come dire, una visione e una capacità di osservazione, quindi come dire, imparziale, diciamo così, quindi un'osservazione pura. E nell'osservazione pura non c'è identificazione, quindi esco fuori dall'identificazione. Cioè, fondamentalmente questo è quello che andiamo a fare. Quindi, per farlo, bisogna lavorarci un attimo, quindi respiro tranquillamente, poi piano piano mi sposto verso il punto esterno, mantengo quindi sia
una parte dell'attenzione sul respiro, sia sul punto esterno, e piano piano respirando, respirando e osservando dall'esterno, praticamente l'emozione tende a sfumare, nel senso che il mio stato sta cambiando, non è più identificato come prima e quindi piano piano l'emozione si dissolve un po' da sé. Quindi, cioè, di fatto è come se, sì, in un certo senso togliessimo energia, ma appunto non in un modo attivo che tolgo energia all'emozione, perché l'emozione ha quell'energia, diciamo, caratterizzante. E quindi non è che gli togli l'energia, semplicemente ti sposti tu rispetto appunto a quello stato precedente. Quindi è una trasformazione, quindi, che avviene interiormente attraverso il punto di osservazione esterno. Quindi questo è molto un esercizio, diciamo, un po' avanzato, perché presuppone quindi, per esempio, in questo caso, la pratica dell'esercizio di espansione delle emozioni, perché poi vado a trasformare anche dopo in positivo. Quindi il secondo esercizio fondamentale e presuppone appunto la pratica di attenzione multipla, quindi con l'osservatore esterno. Quindi infatti sono i blocchi del lavoro pratico, quindi esercizi fondamentali, poi ci sono le quattro attenzioni e poi, una volta, diciamo, metabolizzati i primi due blocchi, ci sono tutti gli altri lavori specifici che si basano, bene o male, sempre su una base propedeutica che risiede in questi esercizi precedenti. Quindi, di fatto, gli esercizi, diciamo, di base sono sette, considerati anche gli esercizi fondamentali, sono tre esercizi fondamentali e quattro attenzioni. E poi successivamente da lì posso andare a lavorare sui vari aspetti. Quindi questo è un attimo quello che abbiamo visto. Quindi, se magari siete nuovi oppure magari vi siete approcciati di recente, semplicemente, vabbè, a parte seguire magari la mattina così quello che facciamo, eccetera. Nel fine settimana, quantomeno, pure qualche pomeriggio, così se riuscite, o la sera, vi riprendete appunto gli esercizi di base. Ma non perché appunto questo esercizio non possa essere fatto lo stesso, cioè comunque a prescindere, cioè si può fare comunque, però è chiaro che la profondità con cui lo vado a fare, se ho praticato prima, quindi mi sono allenata prima, ovviamente è diversa. Quindi è un processo, è giusto per avere un minimo di partenza e poi successivamente si può implementare, diciamo, la parte nuova. Quindi è un processo che viene piano piano. Quindi alla fine magari uno si, che ne so, si concentra prima sul, che ne so, sul radicamento, primo esercizio, per qualche settimana, la sera magari faccio solo quello, oppure quando cammino per strada, eccetera. Poi successivamente passo al secondo e al terzo, poi vedo se riesco a farli tutti e tre assieme, perché c'è un'importanza di fondo nel farli tutti e tre assieme, visto che sono le tre componenti, quindi c'è un allineamento a noi stessi, quindi alle nostre componenti. E poi praticamente ci sono gli esercizi di presenza, che sono le quattro attenzioni. Quindi anche lì piano piano poi introduco, capito, l'esercizio nuovo. Tanto comunque sono esercizi che, per esempio, io continuo, cioè io faccio sempre radicamento, sempre anche mentre cammino, per esempio, e gli altri appunto un po' a rotazione, però alla fine li rinfreschi sempre. Ci sono stati dei periodi in cui si lavorava soltanto su un esercizio, adesso chiaramente si può lavorare anche su altri. Capito com'è? Cioè non è che c'è tipo uno schema preimpostato, tutto è già così da seguire esattamente quello. Piano piano uno integra, diciamo, ciò che serve in quel momento preciso. Quindi
Ci sono stati dei periodi in cui si lavorava tantissimo sul radicamento, altri sul vuoto, il vuoto mentale, altri sull'espansione delle emozioni, altri sulle attenzioni. Così. Poi tanto quello rimane, cioè non è che c'è cioè il lavoro che si va a fare, comunque rimane, permane. Semplicemente è una questione di allenamento. Ok, comunque, insomma, questo è quanto. Adesso è chiaro, Antonietta, il processo, comunque. Quindi non togliamo l'energia, anche se di fatto in un certo senso cioè, può essere così, però non è che togliamo noi in modo attivo, energia. Direttamente ci spostiamo su uno stato diverso, quindi mi sposto ad un livello più neutrale, così magari ho la possibilità di osservare meglio la situazione. In modo appunto molto più approfondito, e poi successivamente, insomma, avviene la trasformazione in positivo. Quindi lo faccio per step, poi magari lavorandoci ci sarà la possibilità di invertire direttamente, quindi da negativo a positivo, senza passare per lo stato neutrale, perché cioè, diventa di fatto come se fosse un tutt'uno. Però adesso che stiamo riprendendo, ovviamente step by step. Ah, ok, volevi dire anche tu spostarmi. Ok, sì, è uno spostamento, diciamo, da uno stato ad un altro, quindi da uno stato, diciamo, identificato in uno stato, diciamo, di osservazione. Questo è un po' il senso. Ok, ragazzi, allora, sono le 7:49, adesso ormai stiamo facendo, diciamo, prima chiudevamo sempre 7:30. Adesso, per spiegare un pochettino gli esercizi, ci prendiamo qualche altro minuto, 20 minuti in più, ma ho visto che tanto comunque molti ascoltano il podcast, successivamente, quindi non ci sono, diciamo, situazioni di orario. In ogni caso, tanto anche se uno dovesse poter restare solo fino alle 7:30 completiamo comunque gli esercizi, quindi quello che viene dopo è solo, diciamo, una spiegazione degli esercizi stessi, quindi in ogni caso, se uno si può connettere meno tempo, può fare gli esercizi e poi comunque ascoltare magari in un altro momento diciamo, se non conosce quell'esercizio lì, se no, ovviamente non c'è neanche la necessità. È uno scambio che si fa perché comunque non. Cioè, bisogna ricordare, insomma, tutti gli esercizi fatti e questi, per esempio, questo era stato fatto un anno e mezzo fa, se non sbaglio, e quindi va, insomma, rinfrescato un attimino. Ok, allora vi mando un forte abbraccio, vi auguro una fantastica giornata, in amore e gratitudine, nelle alte vibrazioni osserviamo, continuiamo ad osservare, appunto, tutto quello che succede in noi stessi e soprattutto in questo caso, visto che ci stiamo lavorando, le emozioni che ci attraversano, quindi molto importante con tutto questo. Buona giornata, quindi buon martedì e ci aggiorniamo insomma più tardi con tutto il resto che siamo in preparazione adesso dell'evento, quindi c'è un po' di cose da fare. Però insomma siamo felici e grati per tutto questo, per tutto quello che sta accadendo. Buona giornata ancora e un salutone dalla web radio di Essere il Cambiamento. Ciao, un abbraccio a tutti.